Abbiamo con noi Giuseppe Veneziano, che è un astrofilo da parecchio tempo, ha studiato a fondo alcuni aspetti di spettroscopia e altri aspetti di astronomia, è stato direttore dell'Osservatorio Astronomico Genovese a Sestri per 5 anni, se non sbaglio, correggimi. E poi si è appassionato anche di archeoastronomia, che segue con notevole interesse, ha fatto diverse pubblicazioni, poi magari ce ne parlerà, e è anche presidente dell'associazione ALSA, l'Associazione Ligure per lo sviluppo degli studi per lo archeoastronomici. sviluppo degli studi astronomici. Ci sarà un convegno fra pochi giorni, poche settimane, congresso qui a Genova. E ci parlerà di un argomento molto interessante legato alla città di Torino e a alcuni aspetti astronomici della sua storia, della sua, come è posizionata, la sua della Luna. È un piacere poi salutare anche tanti ospiti presenti che sono dell'Associazione Astronomica Genovese, di cui fa parte Giuseppe, con cui collaboriamo, vogliamo intensificare proprio questa collaborazione, ci fa molto piacere, per cui ringrazio e saluto anche la loro presenza. E darei la parola a Giuseppe che ci parlerà della sua relazione. Grazie. Allora, l'orientamento astronomico delle città romane. Già il titolo presuppone che tutte le città romane siano orientate astronomicamente. E vedremo di dare la risposta. La risposta in realtà è un po' ambigua. Non esiste una risposta fissa per dire sì, tutte le città romane sono orientate astronomicamente, più che altro col sorgere del sole in un particolare giorno dell'anno. In realtà, come vedremo, vi sono numerose città, soprattutto in ambito iberico, nella penisola iberica, che non hanno gli assi orientati col Sole e neanche con la Luna. Quindi verrebbe da pensare che non è vero che le città romane siano orientate. Vedremo che ogni città va vista nell'ambito della regione in cui è sorta. E soprattutto vedremo come l'orientamento di queste città sia ricollegabile alla cultura pre-romana, cioè alla cultura che i romani hanno trovato sul posto. E poi vedremo anche perché i romani hanno cercato di conservare alcune peculiarità delle culture che hanno assoggettato. Divisione. Dimmi, come Divisione. Ok. È disabilitato da lì. Questa. No? Sì. Questa. Sì, è una di quelle. Sì, va bene. Ciao. Funziona? Ma si vede? Ora è una di queste. Ecco. Perfetto. Perfetto. E quindi questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere questa sera. È una domanda che non è univoca, cioè la risposta non è univoca. Sì, le città romane erano orientate, oppure no, non è vero che le città romane erano orientate, anche perché la risposta a questa domanda è ancora oggi molto dibattuta tra gli studiosi e vedremo il perché. Allora, vediamo come i romani organizzavano il territorio. C'è il Constitutio Limitum, scritto da Igino, il grammatico perché era colui che misurava praticamente gli appezzamenti romani, da non confondere con un altro Igino vissuto sempre nello stesso periodo. E una cosa curiosa è che lui parla già di decumano e di cardo. Il decumano dice: deve essere orientato, diretto secondo il corso del sole, e il cardine invece deve essere diretto verso l'asse polare. Quindi praticamente due strade
una verso da est e ovest e l'altra sud-nord. E dice ogni limite deve essere connesso con l'altro ad angolo retto. Vedremo che poi invece anche questo non è facile. C'è un altro autore romano e latino, Sesto Giulio Frontino, che è del primo secolo. Nel suo De Agrimensura, noto anche come De Limitibus, dice che praticamente l'origine, come leggete, l'origine dei confini, come ha detto Varrone, Varrone era un erudito romano del primo secondo secolo avanti Cristo e aveva compilato addirittura un'enciclopedia che purtroppo la gran parte è andata persa. Abbiamo l'idea di quello che Varrone ha fatto da suoi contemporanei o persone che sono vissute dopo di lui e che lo menzionano denotando la sua grande cultura in tutta la conoscenza di allora. E dice, secondo quello che ha detto Varrone, l'origine dei confini viene dalla scienza etrusca. Gli auruspici hanno diviso la terra in due parti, da oriente a occidente, perché il sole va in quella direzione, si sposta praticamente da est a ovest, che non è una dicitura esatta, diciamo che si sposta più da oriente a occidente, poi vedremo perché. E poi dice con un'altra linea invece hanno diviso la terra da settentrione a meridione. Anche in questo caso si parla di una quadripartizione del territorio. Ecco, quindi vediamo quali sono i riti di fondazione. C'è il Templum Auguralis, cioè quello che gli aruspici etruschi, da cui poi i romani hanno ereditato parte della propria religione e parte delle proprie conoscenze, facevano. Innanzitutto l'aruspice delimitava un territorio celeste. In base a questo territorio portava poi questo territorio celeste sulla terra e questo era il Templum Auguralis. Cosa vuol dire? Era il tempio, no? Da cui deriva anche il termine contemplare, no? Cioè quindi poter osservare a lunghe distanze, era il tempo da cui si traevano gli auguri e gli auspici. Cioè questi erano basati soprattutto sull'apparizione del volo degli uccelli. C'è proprio le tavole ugubine trovate a Gubbio, che sono di preromane, e praticamente lì viene proprio spiegato come le varie tipologie di uccelli che apparivano all'orizzonte e la direzione in cui volavano davano l'interpretazione all'aruspice di dire se quel luogo su cui dovevano edificare la città era di buon augurio oppure era di malaugurio, no? È chiaro che se quello che vedevano, quello che osservavano dava loro un sentore di essere di malaugurio, non edificavano la città. Cioè costruire una città non è come facciamo oggi, che arriviamo in un posto, c'è un bel prato, ma sì, costruiamoci un bel centro divertimenti o un centro commerciale. Per i romani e ancora prima per gli etruschi era un prendere possesso di una zona sul terreno che in realtà non apparteneva all'uomo, ma apparteneva alla divinità. Infatti, quando costruivano una città, i romani davano alla città sempre un nome segreto, che solo gli aruspici, solo chi praticamente osservava questi auspici, gli dava. Anche la stessa Roma, no, ha proprio un nome segreto. E quindi era prendere un possesso in realtà di un territorio che apparteneva agli dèi. E le persone che creavano la città dovevano essere sicure che gli dèi erano favorevoli alla creazione di quella città, perché sennò la città non sarebbe sopravvissuta. Quindi auspicium deriva proprio da avis. Sapete che molte volte in latino la U e la V erano confrontabili, quindi auspicium o auspicium derivano proprio da avis o avis, che è uccello, e spicere, osservare, quindi osservare il volo degli uccelli.
e da questo definivano un tempio su cui era la zona su cui doveva sorgere la città. Quindi i riti di fondazione, la inauguratio, erano molto complessi. Prima bisognava definire, no, la rustice doveva definire il tempio celeste, cioè prima guardare in cielo, tagliare il cielo in quattro, come abbiamo visto secondo il corso del sole, da ovest, da est a ovest, e secondo invece l'asse che lo tagliava a metà, da sud a nord, e quindi inquadrava il tempio nel cielo. Poi trasponeva questo tempio sulla terra, no? Ed è il tempio inauguralis, e poi alla fine c'era la fondatio, cioè la fondazione vera e propria della città. Qui vedete, nel cerchio di centro, nel B, che il tempio celeste veniva trasposto in terra piantando dei cippi. Cioè i cippi, soprattutto il cippo centrale, era quello che si chiama grome locus, cioè il luogo in cui veniva messa la groma, che poi vedremo che cos'è, e che designava proprio l'incrocio principale delle vie delle antiche città romane. E poi, come si vede nella parte C della figura, in base a questi cippi venivano delineate le linee su cui dovevano sorgere le vie della città, che erano sempre in generale ad angolo retto. Ecco, la groma era fatta in questo modo. C'era una punta che veniva messa a terra e un filo a piombo che doveva anche essere parallelo al ferramento, che è quest'asta che veniva piantata a terra, e poi vedete che già la groma ha due staffe messe ad angolo retto, no? Ortogonali. E in questa maniera qua si individuavano già le due strade ortogonali. C'erano due cose da definire. Allora, la figura dell'augure era quella che delimitava il templum, celeste e sulla terra. Poi invece c'era l'agrimensore, che era quello che doveva praticamente suddividere il territorio. Cioè, quindi uno si occupava della teoria, si occupava del culto, del rito, e l'altro invece si occupava poi all'atto pratico. Adesso poi ve lo spiego. Ecco, perché si chiama centuriazione la suddivisione praticamente delle parcelle di terreno? Perché centuria proprio per il fatto che originariamente il quadrato o il rettangolo, come vedremo poi, in cui veniva suddiviso il territorio era diviso in 100 lotti. Quindi 100 lotti veniva chiamato centuria e l'opera di suddividere il territorio veniva quindi chiamata centuriazione. Abbiamo detto che in generale dovevano essere quadrati, ma non era proprio così. Ad esempio a Benevento, a Velia, a Vibo Valentia, Augusta Merita, che è in Spagna, e a Cremona abbiamo invece che quadrati, abbiamo dei rettangoli allungati. Veri quadrati, ad esempio, ce l'abbiamo a Marzabotto, però Marzabotto, l'antica etrusca Cainua, era una città romana costruita esattamente sopra le fondamenta etrusche. E c'è per esempio Igino sempre che dice che ogni limite deve essere connesso con angoli retti, ma in realtà non è vero, perché ad esempio a Pompei non abbiamo angoli di 90 gradi tra Cardo e Decumano, ma abbiamo due angoli, uno di 80 e l'altro di 100 gradi. Questo cosa voleva dire? Allora, voi immaginatevi di dover usare questa groma, no? E orientarla secondo il punto in cui sorge il sole. Ecco, voi vi trovate di fronte alla difficoltà di vedere la groma, di vedere il sole che sorge, rimanete abbagliati. Quindi era molto difficile stabilire poi la groma dove puntava sul terreno. Era molto più facile invece che l'agrimensore si mettesse tra il sole e la groma, in modo da fare ombra alla groma, e allora poteva misurare con più precisione in linea di massima, anche perché si basava poi sulla propria ombra proiettata sul,
su questo ferramento, no? Quindi in realtà il margine d'errore era abbastanza alto. Ed è per quello che abbiamo città romane che sono orientate non esattamente a volte nel punto in cui sorgeva il sole, nel giorno in cui la città veniva inaugurata, come pensano alcuni. La storia è molto complessa, come poi vedremo. Ecco, chi è che mise per primo in dubbio che i romani orientassero le città secondo il corso del sole? È Joël Legall, che era un professore di storia romana e antica della Sorbona di Parigi. E nel 1975 ha scritto, tra l'altro, un bel trattato, I Romani e l'orientazione solare. Visto che sempre da più parti veniva avanti l'idea che i romani orientassero le città in base al sorgere del sole nel giorno in cui veniva fondata la città, però poi pian piano si sono scoperte città che non erano orientate nel punto in cui sorgeva il sole, ma in altri punti in cui il sole non ci arrivava mai a sorgere, e questo aveva fatto sorgere delle domande. Legall ha fatto una serie di ricerche e ha individuato alcuni punti, no, salienti, secondo i quali i romani costruivano le loro città. Uno era secundum naturam, cioè praticamente secondo il sorgere del sole. L'altro in base a contingenze militari. Se la città, ad esempio, era nata da un castrum, cioè da un accampamento romano, cioè l'accampamento romano non veniva chiaramente, non seguiva i canoni etruschi di inaugurazione delle città, di fondazione delle città, ma il castro romano veniva costruito nel periodo di guerra e quindi veniva adattato al territorio per essere meglio difendibile dagli attacchi esterni. E quindi il fatto che doveva essere orientato secondo il sorgere del sole passava in secondo piano. In funzione all'andamento dei venti, e questo si è visto soprattutto nelle città del Medio Oriente. L'andamento dei venti viene anche nominato da Vitruvio nel suo De Architettura, diciamo forse il primo architetto vero e proprio dell'età romana. Visse ai tempi di Augusto ed ebbe molta rinomanza, poca ai suoi tempi, ma quando poi vi fu l'illuminismo, diciamo la rinascita delle culture, alcuni eruditi che lessero il suo trattato, cioè, capirono davvero l'importanza dell'opera che lui aveva fatto e quindi lo elessero quasi a principe degli architetti. E quindi l'andamento dei venti era molto importante per tenere le città fresche d'estate e calde d'inverno. Secondo la disposizione dei territori centuriati, ad esempio, se il territorio era centuriato in una direzione, era molto difficile che la città venisse orientata in un secondo tempo verso altre direzioni. Ad esempio, una cosa preferenziale era la presenza di strade, di vie consolari. Quindi se vi erano già sul territorio delle vie consolari, le città venivano orientate di preferenza verso un orientamento già creato dalla via consolare. Questo ad esempio avviene nella via Appia a Terracina, nella via Emilia in Emilia e nella via Postumia ad Asolo. Che si vede proprio che le città seguono l'orientamento di queste strade consolari. Quello che vedete è un'immagine, diciamo, è la cartina dell'impero romano. I puntini neri sono città romane che sono state oggetto di studio di un gruppo di studiosi iberici, tra cui Andrea Rodriguez Anton, con cui ci siamo scambiati delle mail e delle informazioni, e in un articolo che è apparso anni fa, dice Astronomia in città, un approccio archeoastronomico all'urbanismo romano. Ecco, e loro hanno fatto una ricerca molto estesa sulle città romane, come vedete soprattutto sulla penisola iberica, poche in Francia, nell'Inghilterra del Nord, soprattutto nell'Africa, Proconsolaris e nel Medio Oriente. In Italia e in Dalmazia, nelle altre zone purtroppo no.
Ed è una cosa che manca anche per definire un po' bene la risposta che vogliamo dare al nostro quesito iniziale. Ecco, quello che vediamo è allora questa immagine qui, la prima, e si riferisce alla Spagna. Vedete che ci sono molti picchi, questa qui è una frequenza dell'orientamento delle città romane, ci sono molti picchi, la linea continua che vedete è praticamente la declinazione che ha il sole a meno 23 gradi al solstizio invernale e poi invece più 23 gradi l'altra linea nera, il sole al solstizio estivo. Vedete che molte città sono orientate verso il sole al solstizio invernale, al solstizio estivo, altre invece secondo cadenze più o meno naturali. Una cosa curiosa è che soprattutto in Spagna vi sono molti orientamenti anche lunari. Questa linea tratteggiata è il sole alla minima declinazione, la luna alla minima declinazione, e l'altra linea tratteggiata è la luna alla massima declinazione. L'orbita lunare è inclinata di 5 gradi e 9 primi rispetto a quella solare. Quindi in alcuni momenti dell'anno troviamo la luna che va oltre al punto in cui sorge il sole al solstizio estivo e in altri momenti dell'anno sorge la luna al di sotto di dove sorge il sole. Quindi se il sole ha una scansione limitata, la luna va oltre il sole. E quindi questo vuol dire che queste città non hanno orientamenti solari, ma hanno addirittura orientamenti lunari. Ma poi vedremo anche perché. In questo caso abbiamo Britannia e Valle del Giordano. Vedete che addirittura gli orientamenti lunari e solari quasi spariscono e predominano soprattutto gli orientamenti del sole agli equinozi, quando ha il sole a declinazione zero. Nel Nord Africa invece predominano sia quelli all'equinozio e sia quelli al solstizio estivo, mentre quelli al solstizio invernale sono quasi nulli. Cioè, adesso cercheremo un attimo di capire queste differenze nell'ambito dell'impero romano. Quindi da qui capite già la difficoltà che si incontra a dare una risposta alla domanda che ci siamo fatti prima. Le città romane erano orientate astronomicamente? Sembrerebbe che ogni regione dell'impero romano viaggi per i fatti suoi. Ed è vero. Cioè, prendere una città romana a sé stante, senza considerare la cultura in cui quella città romana è nata, soprattutto anche la cultura pre-romana, cioè la cultura che era già in sito quando i romani hanno conquistato e hanno edificato la città, vuol dire precludersi una via per dare una risposta a questa domanda. I romani, al di là di quello che si può pensare, erano uno dei popoli antichi, insieme forse ai medi e persiani, perché avevano la religione zoroastriana, e quindi erano tolleranti proprio di natura, i romani erano uno dei popoli antichi più tolleranti. Se ci fate caso, ogni regione che invadevano e conquistavano la facevano poi seguire alla Pax Romana, cioè davano a quella popolazione comunque una sorta di benessere, una sorta di leggi ben definite, no? E praticamente attiravano quella cultura assorbendone addirittura i culti, i costumi e importandoli a Roma. A Roma c'era il culto di Iside, c'era il culto di Cibele, c'era il culto di Dionisio, ad esempio, che veniva dal Medio Oriente. Cioè, quindi dove arrivavano i romani prendevano i culti autoctoni e li prendevano e li portavano a Roma. Cioè integravano queste regioni conquistate anche con la violenza, con la forza, comunque facevano un'opera di integrazione e questo faceva sì che questi popoli conquistati non si riteressero eternamente nemici di Roma, ma piano piano si assoggettavano al modo di vivere romano.
Adesso andiamo a vedere, per esempio, perché la penisola iberica ha sia orientamenti solari che lunari. Ecco, questo è un cosiddetto Tophet, è una ara votiva trovata nei pressi di Cartagine, ma ne ritroviamo in tutta la costa orientale della penisola iberica. Quindi sapete che i Punici, che poi erano i Fenici, avevano colonizzato tutta la costa della penisola iberica, la Sardegna, parte della Sicilia e poi entrarono in lotta con i Romani con le guerre puniche. Ebbene, i Fenici adoravano la dea Tanit. La dea Tanit era una dea tipicamente lunare. Era la sposa del dio Baal, il dio della tempesta, il dio dei fenomeni atmosferici, dei fulmini. Baal possiamo assimilarlo al Zeus greco, al Giove romano. E Tanit era la sua sposa, la dea della fertilità. Ed era, come viene rappresentato in questo Tophet, questo è come veniva stilizzato, c'era la dea e sopra di sé aveva la luna piena e poi sopra la luna piena aveva la falce di luna a corona, che rivela anche un po' la trasmissione di certe iconografie, ad esempio nell'iconografia cristiana, no? Il fatto che la Madonna venga raffigurata con i piedi sulla luna e così via. Cioè sono iconografie che si sono trasmesse cultura dopo cultura. E questo ci spiega anche il perché tutta la zona orientale della penisola iberica, sotto il dominio dei Fenici e dei Punici, aveva orientamenti riferiti alla luna, che invece non riscontriamo in altre zone dell'impero romano. Ma andiamo avanti. Un altro studio di Abraham Faust, dell'Università di Tel Aviv, fa una notazione, in questo caso ci trasferiamo nel Medio Oriente, e abbiamo visto che gli orientamenti non sono più solstiziali, ma sono lungo l'equinozio, quindi tra est e ovest. E dice che gli antichi definivano, qua lo leggo in inglese, definivano il davanti praticamente era l'est, e il di dietro era l'ovest. Quindi vuol dire che si orientavano guardando il sole nascente. Il sole nascente quindi era il davanti, e quello che avveniva dietro le spalle era l'ovest. Ecco, questa è la città israelita di Beersheba, che dimostra, quando dice qua, più del 50% erano rivolte a est, esattamente a est. Praticamente solo 29 porte sono state chiaramente identificate e solo una era orientata a ovest e le altre erano orientate tutte a est. Secondo l'autore, questo era dovuto anche a un'idea che avevano gli israeliti. Nel libro di Ezechiele, no, è un libro profetico, nei capitoli 40 e 48 viene descritta il Tempio di Gerusalemme. Non è il Tempio di Gerusalemme classico, è un Tempio celeste che raffigura gli israeliti che erano in cattività a Babilonia, no, il fatto che Dio aveva già previsto il loro ritorno a Gerusalemme e che sarebbero ritornati alla pura adorazione. Insomma, questo Tempio celeste ha delle connotazioni, è orientato proprio secondo i punti cardinali. E in particolare Ezechiele 43 da 1 a 4 dice che praticamente Ezechiele in visione viene preso da un angelo che e lo accompagna alla porta che guarda verso Oriente. E dice, ed ecco, la gloria dell'Iddio di Israele veniva dalla direzione dell'Oriente e la terra stessa splende della sua gloria. E la stessa gloria di Yahweh, che è il nome biblico ebraico di Dio, entrò nella casa per la via della porta la cui facciata era rivolta a Oriente. Quindi diciamo che il fatto di rivolgersi al sole nascente nel Medio Oriente era una questione religiosa. Si pensava che la luce di Dio venisse da Oriente, dal sole che nasceva. E questo dà spiegazione del fatto che molte città del Medio Oriente erano orientate all'equinozio, che è il punto in cui il sole sorge esattamente al punto cardinale est,
e tramontava al punto cardinale ovest, quindi dietro. Andiamo avanti. Allora, in base a questo, avevamo capito una cosa. Non potevamo prendere una città romana, no? E misurarla astronomicamente e dire, ah, è orientata verso il sorgere del sole al 20 di maggio, allora la città è stata fondata il 20 di maggio. E quella città romana che invece aveva gli orientamenti che non indicavano nessuna giornata dell'anno, perché il sole non vi sorgeva mai. È chiaro che alla base di tutto quello che abbiamo detto, ogni città romana va considerata nell'ambito della cultura che era presente, era stanziata sul territorio prima che i romani arrivassero. Perché abbiamo visto che i romani non tendevano a fare tabula rasa di un territorio, ma ne prendevano la cultura, cercavano di integrare queste persone, se no avrebbero dovuto distruggere tutti i popoli completamente che avevano invaso. Avevano capito che questo metodo funzionava, perché era il metodo migliore per tenere un impero vasto come quello romano. Se no, vi sarebbero state molte più insurrezioni di quelle che poi in realtà storicamente si ammettono. Proprio in base a questo abbiamo iniziato insieme a Piero Barale, che è uno studioso a parte di astronomia, anche di archeologia e di culti antichi, abbiamo iniziato un percorso. Ci siamo chiesti, dal momento che nessuno finora è riuscito mai a determinare l'orientamento della città di Torino, che ha un ben chiaro quadrilatero romano. Ancora adesso, chi va a Torino può determinare che le strade sono squadrate, sono messe ad angolo retto, ortogonali. Ma c'è soprattutto il triangolo romano, che è definito proprio dai resti di mura che sono ancora in sito. Si possono ancora individuare. E allora abbiamo cercato di dare una risposta. Quando stavamo scrivendo il libro, avevamo presentato a uno dei seminari dell'ALSA uno studio introduttivo, no? Uno studio iniziale. E quando alcuni autori sono venuti a conoscenza, è iniziata una vera e propria corsa a chi pubblicava prima il libro. In realtà noi col libro non siamo arrivati prima, siamo arrivati prima con la pubblicazione degli atti dell'ALSA che sono sul nostro sito, per chi li vuole vedere www.alsa.it. Ci sono praticamente molti articoli di archeoastronomia, anche di autori stranieri, ci sono tutti gli atti dei nostri seminari, le circolari, e questo per farvi capire che comunque ogni cosa che viene fatta deve essere, abbiamo scelto questa strada, non di tenerla per noi, ma di divulgare le conoscenze, perché avere una conoscenza e tenersela, come facevano gli antichi, vuol dire diventare una casta sacerdotale, ma in realtà tu trasmetti la conoscenza al tuo adepto, e se il tuo adepto o tu per qualche disgrazia morite prima, non si trasmette più niente. La cultura va divulgata, è inutile tenerla chiusa nel cassetto. E quindi diciamo che da lì in poi vi sono stati altri studiosi che si sono buttati su Torino. Diciamo che siamo stati gli unici però a spiegarla in maniera diversa. Adesso andiamo a vedere, andiamo a inquadrare la storia di Torino. Allora, quali sono le origini di Torino? Allora, innanzitutto dobbiamo inquadrarle nel quadrilatero romano, che è ancora ben visibile nella struttura della città. Qualcuno si chiede, e ci siamo chiesti soprattutto noi, furono i Celti che adoravano le stelle e avevano un rapporto molto intimo con la natura, sia terrestre che celeste, a creare il primo nucleo urbano di Torino? Siamo andati prima di tutto a vedere le fonti storiche. Allora, ad esempio, Plinio il Vecchio, afferma che nelle Origines di Catone da Tuscolo, dice che compaiono i Celti.
dice le Ponzi e i Salassi. I Salassi erano quelli che abitavano nella Val di Susa, e erano gente taurisca, senza specificarne però la genetica, se erano Celti o Liguri, perché purtroppo la zona di Torino è diciamo una commistione tra Celti e Liguri. Eratostene di Cirene li chiama Terisci. A dirci che i Taurisci e i Taurini erano pressoché lo stesso popolo è Erodiano di Alessandria, che li chiama Taurisci, popolo presso la catena delle Alpi. Sono detti anche Taurini. Strabone dice, che scrive di loro, sull'altro versante rivolto verso l'Italia abitano i Taurini, popolo Ligure. Tito Livio, storico romano, li considerava invece Taurini semigalli. Allora, qui è chiaro che ogni storico cerca di prendere le nozioni che riesce a... Molti storici scrivono praticamente 100-200 anni che in realtà la città di Torino vi era stata la prima fondazione non romana, e quindi prendono le notizie che sono in giro, non hanno testimonianze dirette perché i testimoni diretti spesso sono morti. E quindi c'è chi li definisce popolo Ligure, altri li definisce Celti, altri semicelti, semigalli, no? I Galli sappiamo che erano i Celti del versante francese. Polibio, ad esempio, dice che nella Gallia Cisalpina, quindi nella zona di Torino, c'era un paese senza città. Poi invece un altro storico dice che quando Annibale invade la pianura padana con gli elefanti passando dal versante alpino, dice che praticamente cinge d'assedio la città più forte di quel popolo, riferito ai Taurini. Cioè, quindi, se cinge d'assedio la città, cioè, vedete che c'è un chiaro controsenso. Uno dice che era un paese senza città. Quando invece Annibale arriva in Italia, cinge d'assedio la città dei Taurini, vuol dire che allora una città esisteva. Come vedete, a volte le fonti antiche vanno prese con le pinze. Un secolo dopo, Tito Livio, ritornando sull'impresa di Annibale, afferma che l'unica città dei Taurini, capitale di quel popolo. Cioè, quindi vuol dire che i Taurini avevano una città che fungeva da loro capitale. E qui definisce il popolo Taurini. Infatti poi i Romani fonderanno l'Augusta Taurinorum. Però i Taurini, cioè chi erano? Erano Celti, erano Liguri, erano Celto-Liguri? Addirittura Appiano di Alessandria chiama la città, gli dà proprio il nome alla città, la chiama Taurasia. Allora, in realtà, da quello che abbiamo visto, i Taurini erano una commistione tra i Taurini e i Liguri e i Taurisci di origine celtica. Quando Alessandro Magno invade praticamente all'entroterra del Danubio, spinge le popolazioni celtiche a emigrare, a sfuggire al suo espansionismo, e quindi queste popolazioni celtiche, abbiamo proprio delle prove, sia di nomi, di fiumi. Ad esempio c'era nella terra dei Taurisci originaria il fiume Duria, e lo ritroviamo nel toponimo Dora, la Dora Riparia, che passa proprio nei pressi di Torino. Quindi fanno il giro delle Alpi, scacciati dalle popolazioni, anche perché erano Celti, quindi erano indomabili, e entrano, e non si sa bene la commistione se avvenga pacificamente o no, i Taurini e i Taurisci si integrano, si uniscono. Cercano almeno di convivere il più pacificamente possibile. E quindi si sa che una eteria di guerrieri si è spostato verso le Alpi occidentali intorno al VI-V secolo avanti Cristo. Ecco, qui immaginiamo quindi
Questa che vedete qua, questa è il fiume Duria, Dora, no? E qui vedete l'originale villaggio celtico, e che aveva in mezzo la cosiddetta Via delle Gallie, cioè era una strada che congiungeva l'impero romano con i possedimenti romani in Gallia, e passava proprio in questa direzione. Noi abbiamo ipotizzato che la città romana fosse stata costruita proprio vicino alla città celtica, no? Quindi all'oppido celtico, e avesse mantenuto sostanzialmente la stessa direzione. Qualcuno dice, ma come possiamo ipotizzarlo? Ci sono altri confronti, ad esempio la città francese di Autun era l'antica Lugudunum, che vuol dire praticamente il bosco sacro di Lug, che era un antico dio celtico, no? E quando Augusto conquista quella città, trasforma il suo nome da Lugdunum in Augustodunum, però non edifica la città nello stesso posto, prende gli abitanti e li porta, mentre la città fortificata era costruita in altura, li porta praticamente in pianura. Questo anche per garantirsi che la popolazione si sarebbe dovuta affidare alla protezione romana e non alla protezione di se stessa e per ribellarsi di nuovo contro i romani. Quindi in realtà proprio sulla stessa linea costruisce la nuova città e vi deporta, per così dire, gli abitanti dall'oppido in altura, lo porta ad abitare nella città. Chiaramente offre alla città la protezione romana, che era molto importante per quei tempi. Quindi e abbiamo due o tre esempi di questo tipo. Quindi non era raro che i romani costruissero la nuova città romana accanto alla vecchia città. C'è ad esempio, se non vado errato, non mi ricordo se è Cesarea, c'è la Cesarea antica e la Cesarea moderna proprio accanto. Quindi la città antica israelita e la città romana, no, nuova, che erano proprio combacianti. Cioè praticamente la strada che attraversava uno continuava ad attraversare anche l'altra. Quindi molto, molto facile che la stessa cosa sia successa a Torino. Ecco, adesso quella che vedete è una pianta di Torino in cui è evidenziato, è scurito il quadrilatero romano. Vedete qui c'è Piazza Castello, dove c'è l'antica fortezza dei Savoia. Questo qua è il fiume Po. Vedete che è un quadrilatero quasi perfetto, se non fosse per questo angolo smussato in cui c'erano due torri di lato, una sopra e una sotto. In realtà qua, anticamente, l'abbiamo visto da cartine fino al 1400-1500, sorgeva una rocca, per cui la città non ha potuto espandersi in quella direzione, l'hanno dovuta troncare perché comunque la rocca dava una posizione strategica di cui i romani si avvalevano per proteggere la città, e quindi quel lato lì appare smussato proprio perché era in cima a questa rocca che è stata poi distrutta dai Savoia intorno al 1600, alla fine del 1500, inizio 1600, per fare una fortezza proprio in pietra, cioè molto più robusta. Perché secondo loro quella lì era un lato facilmente superabile, ad esempio bombardabile dai cannoni a grande distanza. Ai tempi dei romani non esistevano i cannoni, le conquiste erano fatte di persona fisicamente, e quindi superare la rocca sotto bombardamento di quelli che erano sopra, e capite che era inutile costruire delle mura se c'era già una rocca. E quindi ha questa forma peculiare. Allora, noi abbiamo calcolato dal punto, ecco, vedete qua, questo qui è il Grome Locus, è praticamente quello che dalle porte palatine entra, attraversa la città, e un'altra porta che è inglobata nel castello di Piazza Castello. Il castello dei Savoia è sorto proprio sopra
dove era la porta romana. Tanto è vero che se si scende nelle fondamenta di Palazzo Madama, che è in Piazza Castello, si vede proprio parte dell'arco della porta romana inglobata dentro al castello. Quindi, partendo da questo punto, abbiamo calcolato che il decumano era 116, anche in questo caso non è stato facile, perché in questa direzione qua vi è una collina, la collina dove poi sorge anche la Superga, che toglie visibilità di parte dell'orizzonte. Quindi il decumano era a 116 gradi, il cardo a 26 gradi, come vedete 90 gradi perfetti. Dove sorgeva il sole, tenuto conto che c'era la collina e che quindi quando il sole sorgeva non era all'orizzonte ma era un po' più in alto, vedete che in questo punto sorgeva al solstizio invernale, in questo punto agli equinozi, in questo punto al solstizio estivo. Quindi il cardo era al di fuori completamente delle coordinate solari, invece il decumano era all'interno, però non era né ai solstizi né agli equinozi, era in una via di mezzo. Siamo andati a calcolare quando il sole sorgeva in quella direzione e abbiamo visto che ci sorgeva in due giorni all'anno, intorno al 9 febbraio e intorno al 10 novembre, che sono date, qualcuno dice a questo punto, ha affermato in un articolo, che la data di inaugurazione di Torino è il 9 febbraio. Non capisco perché non abbia invece detto il 10 novembre, anche perché il febbraio era un mese nefasto sia per i Celti e sia per i Romani. Il nome febbraio deriva da febbre, no? Si adorava una dea, la dea Februa, perché era il periodo dell'anno in cui c'era delle influenze, c'erano le malattie, il periodo più freddo dell'anno era quello che faceva malare di più le persone. E quindi si facevano dei riti di lustrazione, di pulizia, in onore di questa dea Februa. Ed era quindi un mese nefasto per i Romani. A differenza invece di novembre, dove venivano sia per i Celti che per i Romani, era un mese ben augurante. Venivano praticamente fatti... Ah, ecco, una cosa che non ho detto. Addirittura gli atti pubblici nelle calende di febbraio venivano annullati, perché qualsiasi atto pubblico fatto in quel periodo voleva dire che avrebbe avuto un cattivo auspicio, cosa che invece era opposto a novembre. Addirittura ai primi di novembre venivano aperte le pietre delle cripte e si pensava, come anche i Celti, che le anime dei morti fossero libere di girare in mezzo ai viventi. E quindi venivano fatte grandi feste, e per i Celti c'era la festa di Samhain, quella che adesso è confluita poi nella festa di Halloween, per intenderci, o quella di Ogni Santi. E se ci fate caso, tutte le culture del mondo identificano i primi di novembre, sia perché la natura muore, no, per poi rinascere in primavera, ma anche nella Bibbia si dice che il diluvio universale avvenne proprio nel primo giorno del mese di novembre, no? E toccarono terra solo dopo un anno Noè e i suoi figli. Cioè, quindi l'arca rimase sospesa sulle acque per un anno e a novembre dell'anno dopo toccò terra sul monte Ararat. Quindi tutte queste leggende riferite ai primi di novembre trovano comunque riscontro anche nelle festività sia romane che celtiche. Quindi, come dire, se l'inaugurazione di Torino è avvenuta o a novembre o a febbraio. Però novembre e febbraio, proprio per il fatto che il territorio su cui Torino era sorta era un territorio di origine preromana, cioè quindi era un territorio fatto soprattutto da Liguri e da Celti, le date di novembre e di febbraio
hanno una certa rilevanza. Adesso vi spiego il perché. I Celti avevano un calendario prettamente lunare, che poi adattavano ogni 4-5 anni, veniva inserito un mese intercalare in più per poterlo a ricollegarsi al calendario solare. E addirittura c'è un, mi sembra, Livio Cassio Dione, dice che era come il calendario di Coligny, il calendario celtico di Coligny, dice che era un calendario di somma poesia, no? Cioè era un calendario molto poetico quello celtico. Non so su che basi lo dica, però chi inseriva il mese intercalare ogni tot anni erano i druidi, che erano i sacerdoti dei Celti, ma non dobbiamo vederli come dei ciarlatani o degli sciamani, no? Cioè, i druidi, per diventare druidi, studiavano 19-20 anni, no? E si trasmettevano solo la loro conoscenza, purtroppo, per via orale, non scrivevano niente. Cioè, perché per loro scrivere la natura era qualcosa che si evolveva di anno in anno, no? E quindi mettere per iscritto voleva dire fermare, congelare, andare contro quello che era l'ordine naturale delle cose. E quindi si trasmettevano oralmente le cose e chiaramente generazione dopo generazione le conoscenze si adattavano a quello che vedevano nella natura e si arricchivano, a differenza di un libro che poteva essere scritto e le informazioni rimanere lì ferme, congelate, ma non si adattano. Quanti libri abbiamo oggi che parlano di cose filosofiche, no? Che ormai vediamo lontane. Perché? Perché il mondo, la società cambia, e quindi certe cose che venivano viste di buon grado 100-200 anni fa non lo sono più oggi. Allora, abbiamo anche visto che il sorgere del sole ai primi di febbraio c'entrava esattamente il Palazzo Madama, che quello che era in Piazza Castello, quindi abbiamo avuto riprova dei nostri calcoli astronomici. Andiamo a vedere l'anno celtico e cosa c'entrava. Io parlo di 1 novembre, 1 agosto, in realtà non è proprio primo, abbiamo detto che era un calendario lunare che veniva adattato ogni tot anni con l'inserimento di un mese intercalare in più. Quindi parliamo comunque di settimane lunari, poteva essere il primo novembre o come il 10 novembre. Quindi ai primi di novembre avevamo la festa di Samhain, dopo 4 mesi, ai primi di febbraio avevamo la festa di Imbolc. Samhain veniva anche chiamata Trinuxtion Samoni, perché erano 3 giorni di festa, 3 notti anzi di festa, in cui praticamente si facevano certami poetici, ci si ubriacava con la birra, no? Si cercava di travestirsi da fantasmi, da guerrieri, per non essere riconosciuti dagli spiriti che in quel momento il mondo dell'aldilà si compenetrava col mondo nostro, e quindi diciamo che i morti potevano avere l'abilità di camminare tra i vivi, e quindi era un momento particolare, era molto sentito. E poi abbiamo detto la festa di Imbolc a febbraio, la festa di Beltane, no? I fuochi di Bel, che confluiscono poi anche nei fuochi di San Giovanni, e poi Lugnasad il 1 di agosto. Ecco, quindi vedete che in realtà le feste celtiche non avevano niente a che vedere né con i solstizi, e né che sono le linee qua che vedete tratteggiate, né con i solstizi né con gli equinozi, anzi erano a metà strada tra il solstizio e l'equinozio successivo. Cioè era un calendario tutto particolare. Un bello articolo di due astronomi di Brera, di Milano, Gaspani e Silvia Cernuti e Adriano Gaspani, avevano visto che nel 500 avanti Cristo, che era proprio il periodo in cui i Terisci stavano circumnavigando praticamente le Alpi per entrare nella pianura padana,
erano al centro Europa, quindi al 500 avanti Cristo, alla latitudine dell'Europa centrale, le quattro feste erano scandite dalla levata eliaca, cioè dalla levata della stella prima che sorgesse il sole dietro, dalla levata eliaca di quattro stelle molto importanti. Il primo novembre c'era Antares, il primo febbraio c'era Capella, l'Alfa Aurigae, il primo maggio c'era Aldebaran, che è la stella più luminosa del toro, e il primo agosto c'era Sirio, che è la stella più luminosa in assoluto nel cane maggiore. Allora, sulla base di questo, noi siamo andati a vedere. Allora, il Sole definisce, se è vera la nostra constatazione, il Sole definisce il sorgere del Sole definisce due delle feste che soggiacciono praticamente sul decumano. Ma cosa succede alle stelle invece che sorgono sia sul decumano che sul cardo? Allora, siamo andati a vedere e con nostra sorpresa due di queste stelle, Capella e Sirio, nascono proprio in momenti particolari dell'anno, che sono praticamente maggio e agosto, che sono proprio le due feste celtiche mancanti, sorgono esattamente sul cardo e sul decumano. Vediamo se... non so se si vede qua l'immagine, forse è un po' piccola. Allora, iniziamo dal... il capodanno celtico era il primo di novembre. Il primo di novembre, abbiamo visto, ai primi di novembre il sole sorgeva sul decumano. Poi passavano quattro mesi, la festa di Imbolc, nasceva invece la festa, la festa di Imbolc era sempre il sole che nasceva sul decumano però tornando indietro. Poi la festa di Beltane, il primo di maggio, era la stella Auriga che sorgeva sul cardo. Esattamente proprio in direzione, cioè proprio il cardo centrava esattamente la stella che sorgeva in quel periodo. Quando abbiamo confrontato i dati astronomici con quelli della topografia di Torino, siamo rimasti sbalorditi perché c'è una precisione così alta, non l'avevamo vista. Cioè, mentre a differenza dello studio di Gaspani, le stelle, lui ha supposto la levata eliaca di quattro stelle luminose in quel periodo, ma le stelle potevano sorgere in qualsiasi direzione. Su Torino sorgevano proprio sul cardo e sul decumano queste stelle e definivano, e Sirio invece vi sorgeva sul decumano ai primi di agosto. Quindi, in base alle stelle Capella e Sirio e al sorgere del sole sul decumano, si inquadravano, guarda caso, quattro feste celtiche. Cioè sembra quasi che Torino sia stata costruita in modo che il sorgere del sole, no, sul decumano, e il sorgere delle stelle sul cardo definisse proprio periodi temporali che avevano corrispondenza con le quattro feste celtiche. Questo vi fa capire che una città romana non può essere solo analizzata dal punto di vista meramente astronomico solare, ma va vista anche in base alla cultura che c'era prima. Abbiamo visto, per esempio, la cultura iberica che dava molta risonanza alla Luna e aveva molti orientamenti lunari. La cultura medio orientale dava molta risonanza al sole che sorgeva a est, e molte città sono orientate verso est e non hanno invece orientamenti solstiziali. E abbiamo visto Torino che ha degli orientamenti peculiari che sono correlabili con le quattro feste celtiche. Cioè, non può essere un caso. Vi sono altre città, soprattutto nella penisola iberica, che, come vi ho detto, non hanno niente a che vedere col sole. E allora in quel caso lì si tratta di andare a analizzare città per città per vedere in quegli assi lì che stelle vi sorgono. Perché se non ci sono orientamenti solari o lunari, deve esserci per forza un orientamento stellare. Poi qualcuno può dire, ma se individui un punto del cielo, prima o poi una stella che ci sorge e che la fai andare bene, c'è. Sì, però bisogna vedere se quella stella, per quelle antiche civiltà, avevano un valore sociale, un valore religioso.
non tutte le stelle erano associabili a divinità. Ad esempio, soprattutto per il Mediterraneo del Sud, uno studio di Michael Hoskin, che è recentemente mancato, è stato forse il primo che ha avuto la cattedra di arte e astronomia all'Università di Cambridge, anche perché denota questo che è una scienza nuova, cioè è abbastanza recente, ha circa un secolo di vita. E lui aveva visto che molte delle tombe dei templi mediterranei erano rivolte verso una costellazione che era visibile fino al 1000-1100 avanti Cristo, ed era la costellazione del Centauro e Croce del Sud. Guarda caso, abbiamo visto, e questa è un'anticipazione che vi faccio, poi non ho ancora pubblicato niente, però è un'anticipazione, quindi è una chicca che vi do. E abbiamo visto che molte città che non erano orientate con orientamenti solari e lunari avevano uno dei due assi che puntava verso ancora le stelle residue della costellazione del Sud, che sulla levata iliaca sulla posizione in cui si levava iliacamente le stelle della Croce del Sud e del Centauro. Quindi da questo capite che c'erano certe costellazioni che avevano una rinomanza verso quelle culture che poi nel corso del tempo si è persa. Quindi vi possono anche essere appunto stelle o gruppi di stelle che erano molto importanti quei popoli, però noi dobbiamo ancora individuare. E si tratta di farlo proprio su quelle città romane che non hanno orientamenti a prima vista solari e lunari. Allora, un'altra considerazione, qui abbiamo visto com'è la città di Torino, questo è il nord astronomico, questo è il cardo su cui sorge la stella Capella, abbiamo visto, ai primi di maggio, e poi questo invece è il decumano su cui sorge il sole a novembre e a febbraio, e ci sorge anche la stella Sirio ad agosto. Quindi proprio due di quelle stelle individuate dallo studio di Gaspani e Cernuti sorgevano proprio in quella esatta direzione. Una cosa curiosa è che questo lato smussato vedeva proprio il sorgere delle Pleiadi e di Aldebaran, no? che sono due asterismi della costellazione del Toro. Quindi molto probabilmente anche il fatto che si chiamassero Taurini, e il cui simbolo era il toro, quello del Torino Calcio, tanto per intenderci, ancora adesso, il toro rampante, aveva attinenza proprio con la costellazione del toro che sorgeva sul lato smussato della città. Voi dovete immaginare che quando veniva creata una città non c'erano impedimenti. Veniva prima designate le linee su cui dovevano poi sorgere gli edifici. Quindi chi metteva il grome locus, chi creava il grome locus, cioè il luogo dove piantavi la groma e cominciavi a fare la suddivisione, aveva l'orizzonte libero, e quindi a volte l'opera di costruzione richiedeva anni e anni di lavoro, e quindi avevano modo di vedere le stelle all'orizzonte, cosa che invece poi una volta messi sui palazzi si veniva un po' a perdere e si vedeva solo quello che era sul cardo e sul decumano. Allora, ho caro questa frase di Agatha Christie, anche se in realtà non è sempre così vero. Cioè dice: un indizio è solo un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Questo lo diceva Agatha Christie, non lo dico io, però direi che lo studio che abbiamo fatto con Piero Barale, con il mio coautore, ha cercato di individuare queste direttrici astronomiche alla luce di quello che era la cultura in cui avevano poi i Romani creato la città di Torino. E ci ha condotto quindi a valorare l'ipotesi che l'orientamento della città di Torino non era correlabile al calendario romano, no? Ma soprattutto era correlabile al calendario celtico e alle sue quattro feste. Con questo concluso, grazie della vostra attenzione. Se vi sono domande da parte vostra.
Allora, anche Genova, allora, bisogna, Genova purtroppo non si è, i tratti romani non si sono conservati così bene come Torino. Torino, il tracciato romano, che è 2,10 metri, perché sono stati fatti degli scavi, il tracciato romano 2,10 metri sottoterra, durante la fase degli scavi è stata confrontata con l'orientamento della strada di via Garibaldi, dell'attuale via Garibaldi, e poi l'altra era via Porta Palatina, e si è visto che coincideva perfettamente. Quindi nel corso dei secoli Torino ha mantenuto le direzioni delle strade romane, Genova purtroppo no. Quindi Genova non bisognerebbe, secondo me, vederla sul tracciato urbano attuale, ma andare a vedere quelli che sono stati, e per quello che stiamo cercando di fare un lavoro simile, quello che sono stati i tracciati romani, delle strade romane, poi però diciamo distrutti e sovrapposti con la città più moderna. Genova ha avuto una fase di rimaneggiamenti molto più sostanziosi di quello che ha avuto Torino. Torino si è conservata tale quale nel corso dei secoli. Se dei palazzi sono stati distrutti, sono stati ricreati comunque sempre a delineare quell'orientamento. Genova è diversa, una città anche che nel corso della storia ha visto anche numerose battaglie, invasioni, il predominio dei Liguri, dei Genovesi sul Mediterraneo intorno al 1500, cioè ha avuto parecchi rimaneggiamenti. Bisognerebbe vedere se esistono, ci stiamo interessando anche a quello, piantine romane e poterle sovrapporre al tracciato urbano moderno e vedere se vi è qualche orientamento. Diciamo che comunque a Genova avevano alle spalle i monti, no? E avevano una vista libera soprattutto nell'orizzonte meridionale, nell'orizzonte sud. A Torino avevano comunque una vista che spaziava quasi a 360 gradi. Quindi in quel caso lì è più facile delimitare i fenomeni astronomici che avvenivano all'epoca. A Genova diventa già un po' più difficile, soprattutto per la difficoltà di sovrapporre il tracciato romano a quello attuale. Grazie. Prego. Dimmi. Parlato del fatto che ci sono alcune città che non presentano le strade perfettamente largo retto. Hai parlato anche per voi. Di Pompei, mi sembra, sì. Attribuendo questo errore a un errore di tracciamento. Però non mi sembra molto verosimile, perché è vero che la Roma perdeva sotto lo strumento ambientale, però ricordiamoci che i romani sono molto precisi nel loro tracciamento, due città di Giulio, però se pensiamo a quello che hanno fatto con precisione negli acquedotti, mi sembra molto verosimile. Non potrebbe essere più possibile invece che questo orientamento non ottimale fosse voluto, magari proprio allineandosi ad altre stelle? Sì, c'è uno studio di un certo Francesco Vitale, è un professore dell'Università di Napoli, che ha visto che anche in quel caso lì c'erano molti orientamenti stellari. In quel caso là vi era già una, è un caso particolare. Pompei, a differenza di altre città romane preesistenti, non è stata costruita la città accanto a quella antica. Pompei è stata costruita proprio su quella antica e Pompei aveva già delle strade ben delimitate, per cui i romani non hanno stravolto l'urbanistica e hanno creato questo tracciato che non è proprio ortogonale. E questo studioso, adesso se poi vuoi ti faccio avere anche lo studio di questo Francesco Vitale, lo riporto tra l'altro anche su un altro mio libro, e ha visto che c'erano degli orientamenti, anche in quel caso lì, molti orientamenti stellari. Quindi diciamo che quello lì è un caso abbastanza raro. Il fatto degli angoli 80 e 100 gradi non è un errore dovuto al cromatico, ma in quel caso lì è una contingenza che i romani non hanno voluto modificare o stravolgere un tracciato viario che era già assestato
era già fatto in quella maniera per orientamenti stellari e quindi hanno mantenuto l'orientamento sostanzialmente com'era. Cioè in quel caso lì non l'hanno modificato la viabilità. Quindi è per quello. Se non ci sono altre domande, no, dimmi. Quando hai parlato delle feste di agosto, sì, hai detto che c'è l'orientamento secondo il sorgere di Sirio. Ma mi è sfuggito il discorso della data, no? Cioè Sirio al sorgere, se avendo sempre una denominazione fissa, sorge sempre in una certa direzione, no? Perché è importante il primo di agosto? È la prima apparizione di sì, allora, il sole viaggia attraverso le costellazioni, no? Cioè, praticamente sappiamo che il sole mese dopo mese si sposta di costellazione in costellazione. La stessa cosa avviene anche nelle costellazioni, nelle altre costellazioni. C'è un momento in cui Sirio raggiunge, tramonta, si avvicina sempre di più al sole, finché tramonta col sole, e da lì in poi c'è un periodo di circa 70 giorni in cui Sirio non la si vede più perché è in congiunzione col sole. Poi Sirio sorpassa il sole e non è più visibile all'orizzonte, al tramonto, ma è visibile all'alba. La prima apparizione di Sirio all'alba aveva un'importanza, era molto importante per i calendari dell'antichità, perché i primi calendari si basavano proprio sulle levate eliache. Il primo calendario, ad esempio, egiziano, si basava sull'anno sotiaco. Sotis era il nome, o Sopde, era il nome greco di Sirio. Quindi gli egiziani avevano creato proprio un calendario agricolo basato sulle levate eliache. Quindi l'apparizione della stella, no, che sorpassa il sole, e non era visibile per 70-80 giorni, dipende dalla latitudine e dall'altezza della stella. A un certo punto la stella c'era il primo mattino in cui diventava visibile prima che il sole ci sorgesse dietro. E allora quella mattina lì sul calendario voleva dire che era passato un anno dalla levata eliaca precedente. In realtà poi sappiamo che non era proprio così, cioè c'era una piccola discrepanza, anche perché l'anno basato sulle stelle non è esattamente di 365,25, è leggermente diverso. Però per gli antichi definire l'anno, le levate eliache erano molto importanti. Ogni prima levata eliaca vuol dire che era passato un anno e il calendario doveva ricominciare. Ad esempio per gli assiri babilonesi era molto importante la levata eliaca della stella Amal, che era l'alfa dell'ariete. Per gli egiziani invece era importante la levata eliaca di Sirio. Cioè anche in quel caso lì ogni cultura aveva l'inizio dell'anno che coincideva con la levata eliaca di qualche stella che per loro era importante, vuoi per motivi di culto, vuoi per motivi di contingenza, per motivi agricoli, perché magari in quel periodo lì la stella, nel caso dell'Egitto, la stella che appariva 3 giorni dopo il solstizio estivo, proprio in quel periodo là c'erano le inondazioni del Nilo. E quindi se voi vi immaginate come è fatto l'Egitto, l'unica zona fertile era proprio quella lungo il Nilo, il resto è tutto desertico. E il fatto di avere le inondazioni del Nilo e la stella che appariva prima del sole proprio in quel periodo era un po' per loro, soprattutto nella cultura egiziana, Sirio era associabile a Iside. Era la dea Iside che con l'apparire della stella invitava gli egiziani a prepararsi alle inondazioni del Nilo. Una volta che poi il Nilo si ritirava, lasciava tutta la pianura con humus fertile per le coltivazioni. Quindi era molto importante prevedere quando il Nilo sarebbe straripato. E gli egiziani avevano visto questa coincidenza tra inondazioni del Nilo e la prima apparizione della stella Sirio di mattina. Quindi le levate eliache venivano anche usate per scopi pratici, per
le coltivazioni per questioni agricole. E quindi aveva un'importanza oltre che per il calendario mero a se stesso, anche per quello che erano gli effetti che loro vedevano nella natura. Abbiamo un'altra domanda da casa. Dimmi. Allora, chiedono, il locus grome come si conosce? Diciamo che è l'incrocio delle strade principali. E durante gli scavi archeologici, aspettate, vi avevo fatto vedere i 9 cippi che venivano piantati per terra. Il cippo centrale generalmente identificava il grome locus, e poi gli altri 9 cippi intorno, le direzioni che si dipartivano. Il grome locus era proprio il centro, il primo posto dove veniva piantata la groma, e poi da quel punto lì si definivano gli altri intorno, che poi si diramavano e diventavano le strade, le vie principali. In molte città non è semplice definire qual era il grome locus, perché i cippi non si ritrovano. Cioè, quindi possono saperlo solo chi ha creato l'intreccio viario. Però in alcune città sono stati ritrovati i cippi, e quindi si sa benissimo il grome locus qual è. Quindi partire, diciamo, al contrario, da diciamo, la parte più periferica, arrivare alla parte centrale non è possibile. Sì. Allora, generalmente i cippi erano 9, come dimostrano quelli ritrovati a Marzabotto. Però ricordiamoci che Marzabotto era anche una precedente città etrusca. I romani si fanno tanto portavoci della cultura etrusca, della ruspicina etrusca, però poi, come abbiamo visto, quando si trovavano davanti ad altre questioni contingenti, si scordavano della ruspicina etrusca. Quindi non sempre il grome locus era identificato da un cippo. Vi sono città in cui il cippo è stato ritrovato. È chiaro che ritrovare un cippo e poi i 9 cippi tutto intorno ti identifica qual è il centro. Molte volte non sono stati ritrovati 9 cippi, ma solo 1 o 2. Allora in quel caso lì ci si affida un po' a vedere com'era l'organizzazione della città. Generalmente il grome locus era il fulcro della città. In quello di Torino è leggermente spostato, ma era comunque sempre su una delle 2 vie principali. Poi la città c'è sorta comunque intorno, perché però il centro vitale era quello dove veniva costruito il foro. Generalmente dove c'è il foro era anche la sede del grome locus. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Ok, grazie per l'attenzione. Grazie.